Caerete, oggi vorrei parlarvi delle varie ipotesi che sono sorte sulla collocazione e sulla identificazione dei bronzi di Riace, ovviamente tenendo conto soltanto quelle degli accademici, cioè dei grandi professori di archeologia e di storia dell'arte. Aiutati dalla grafica, cerchiamo di vedere innanzitutto l'ipotesi Stucchi, che pensava che i bronzi fossero collocati a Locri e Pizzefiri. In particolare, il professore pensava che il bronzo A rappresentasse Euthymos vincitore a Temesa e sarebbe stata opera di Pitagora di Reggio poco dopo il 470 a.C., mentre il bronzo B rappresenterebbe lo stesso Euthymos, l'eroe locrese, però stavolta pugile eroizzato dopo la morte. E l'opera sarebbe di un ignoto artista magno greco realizzata poco prima del 425 avanti Cristo. Il professore Stucchi credeva che il bronzo B rappresentasse Euthymos in quanto pugile perché riconosceva la cuffia sotto l'elmo e pensava che fosse appunto una cuffia da pugile. Ma come vediamo nell'immagine, questa è la rappresentazione su una replica romana della vera cuffia del pugile. Come vedete, è diversa rispetto a quella del bronzo B. Tra l'altro, nelle fonti, lo scultore Pythagoras, che sarebbe appunto l'autore della statua di Euthymos di Locri, non era Pythagoras di Reggio, ma l'altro, un omonimo, Pythagoras di Samo, che era un altro importante scultore che era vissuto nello stesso periodo. Sempre a Locri e Pizzeferi, pensava che le statue fossero collocate anche il Paribene, secondo il quale il bronzo A rappresenterebbe un eroe, forse Aiace o Ileo, sarebbe stata opera di un artista peloponnesiaco vissuto, che l'avrebbe realizzato tra il 460 e il 450 a.C. Invece il bronzo B sarebbe uno stratego realizzato da un artista atticizzante tra il 410 e il 400 a.C. Ecco una riproduzione di una statua di un tipo di Ares che è frequente nelle pitture pompeiane, che corredava l'articolo del Paribeni, e come osservazioni dobbiamo dire che lo studioso intanto riconosce con chiarezza la fattura non attica del bronzo A. Voi sapete che noi archeologi, storici dell'arte, siamo molto bravi nel ricostruire la linea evolutiva della scultura attica, non così bravi siamo relativamente a tutte le altre scuole, la peloponnesiaca, la ionica, la magnogreca, la siceliota, per le quali abbiamo molte meno copie romane e per cui siamo molto più ignoranti. Un'altra informazione, l'Aiace Oileo, che sarebbe rappresentato nel bronzo A, non ha nessuna motivazione scientifica, ma sarebbe soltanto provata dal fatto di essere l'eroe nazionale dei Locresi o Zoli, che erano i greci che avevano fondato i Locresi di Italia. Veniamo quindi all'ipotesi del grande archeologo greco Dondas, secondo il quale il bronzo A sarebbe un eroe eponimo ateniese, una realizzazione del grandissimo Mirone verso il 450 a.C. Il bronzo B sarebbe un altro eroe eponimo, che però sarebbe stato realizzato dall'altro grandissimo scultore attico Alcamenes, verso sempre la metà del V secolo a.C. A suffragio della sua interpretazione, il professore Dondas mostra alcune opere d'arte che secondo lui richiamerebbero i tratti dei nostri bronzi di Riace, anche se guardandole oggettivamente non sembra che le immagini somiglino molto ai nostri bronzi di Riace, ecco qua pure l'Ares Borghese. L'osservazione intanto si regge su confronti tra originali, i bronzi appunto, e copie di epoca romana, e sono dei confronti che oggettivamente non sempre appaiono, come abbiamo visto, molto stringenti. Poi c'è curiosamente nel Dondas l'idea che le statue siano, a prescindere da tutto, attiche, cioè non viene presa in considerazione nessuna altra possibilità, cosa che invece abbiamo visto essere negli altri studiosi e vedremo ancora negli studiosi che prenderemo in esame dopo. Proprio la prospettiva non soltanto elenocentrica, ma anche atticocentrica sembra pervadere tutto lo studio. Addirittura leggendo Dantas si vede benissimo come egli respinga in maniera
automatica la possibilità stessa che queste statue siano state realizzate in Sicilia o Magna Grecia. Sempre in Grecia, il grande professore Antonino Di Vita pensa che fossero collocati i bronzi di Riace. Egli addirittura arriva a ipotizzare che i due statue rappresentino degli atleti oplitodromi. Come vedete, tra l'altro, opere di artisti attici, uno, il bronzo A, potrebbe anche essere di Mirone, e anche Di Vita crede a uno sfalsamento delle date, cioè il bronzo A sarebbe un po' più antico, mentre il bronzo B sarebbe leggermente più recente. Che cosa sono questi atleti oplitodromi? Gli atleti oplitodromi sono coloro che corrono lo stadio con un elmo e uno scudo in mano. È una vecchia corsa guerresca che è rimasta nelle gare delle Olimpiadi greche. Tra l'altro, il professore Di Vita ripropone una ricostruzione dell'elmo del bronzo A, una ricostruzione che purtroppo non tiene però conto, come vedremo, dei segni che sono presenti sulla testa del bronzo. Eccoci all'ipotesi Rollei, quale pensa sempre una collocazione in Grecia. I bronzi sarebbero degli eroi eponimi, il primo forse attico, il secondo, secondo lui, sicuramente attico. Il primo sarebbe di un artista attico circa nel 460 a.C., il secondo sarebbe addirittura di scuola fidiaca di 30 anni dopo. L'ipotesi Rollei, tra l'altro, presenta un punto fermo che successivamente si è dimostrato errato: la presenza cioè di due perni, uno caduto in antico e martellato, ma rimasto ancora sulla testa del bronzo A, e sostituito poi da un altro perno. Non si sa per quale motivo Rollei pensa che siano una specie di ombrellino che doveva proteggere la testa del bronzo A dagli piccioni e dalla sporcizia dei piccioni. La più sorprendente tra le ipotesi è quella della Ridgway. Lei stessa dice che è un punto di vista minoritario. Infatti, la Ridgway non crede che si tratti di statue del V secolo a.C., ma addirittura pensa a due realizzazioni fatte tra il primo secolo a.C. e addirittura il primo secolo d.C., cioè due statue addirittura di epoca romana, fatte da una scuola eclettica e classicista e raffiguranti, due eroi di poemi epici che lei ovviamente non riesce a identificare. Ma se guardiamo le osservazioni, questa ipotesi non ha nessuna prova materiale a sostegno, anzi, si può dire che quelle presenti la smentiscono in modo categorico, soprattutto lo spessore del bronzo delle statue è talmente piccolo che permette di affermare con certezza che in epoca romana non si riusciva più a realizzarlo. Del resto, invece, noi diciamo da parte nostra che l'eclettismo che lei trova è soltanto generato dal fatto che noi abbiamo la nostra solita ignoranza quando non si tratta di opere attiche.